E adesso permetteteci una pagina più glamour all'interno del nostro radiogiornale, perché beh, parliamo delle nozze reali. Domani mattina il fatidico sì tra il principe William e la bella Kate. La cerimonia nuziale si svolgerà nell'abbazia di Westminster. Maggiori dettagli da Francesca Donati. Mancano meno di 24 ore alle nozze più attese dell'anno. Ieri le ultime prove generali. I media inglesi, scatenati in vista del Royal Wedding, raccolgono scommesse su tutto quanto gira intorno all'evento e alla futura vita della coppia più vociferata del momento, dal colore del cappello della regina alla futura dolce attesa di Kate. Noi abbiamo contattato due nostri connazionali presenti sul suolo britannico per sapere quale atmosfera si viva in questo momento nella capitale. Diciamo che per strada, soprattutto a Londra, si vedono più bandiere inglesi e soprattutto i giornali. Diciamo che è impossibile non leggere del matrimonio. Si respira molto fermento nell'aria. I giornali non parlano d'altro che del matrimonio reale. Le televisioni non aspettano nient'altro che la diretta da Londra. Nell'ultima settimana i posti negli alberghi e negli ostelli sono andati a ruba. Diverse persone, non solo dalla Gran Bretagna ma anche dall'Europa, non vogliono perdersi questo evento, quindi è abbastanza sentito anche al di fuori. Orgoglio patriottico, la famiglia reale è il simbolo nazionale per eccellenza e per celebrare i futuri eredi al trono nessun limite alla fantasia. Io ho visto vedere chi c'è delle tazze e poi ci sono i chiai. In alcuni posti ho visto anche che si poteva fare la manicure con Kate e William sopra, era una cosa molto strana. I negozi di souvenir hanno un nuovo assortimento di gadget. Proprio stamattina hanno lanciato una nuova marca di profumo che rappresenta i due futuri sposi. E per chi in Inghilterra si reca da visitatore, come viene vissuto questo clima d'attesa? Io personalmente non lo vedo come un grande momento, ecco. Questa è una festa britannica nazionale, viaggiatori o persone internazionali possono incuriosirsi, possono essere attratte dall'evento come curiosi, non penso che venga sentita così nel profondo come può capitare a una persona inglese.